Piacere, Lorenzo, ci hanno fatto la foto. Show is prima! La foto prima, dai. Ne ho approfittato. Insomma. Fai vedere. Questo è il disco che è uscito ad aprile. La Rosa Corsara, Lorenzo Cittadini. Sì. Siamo... Che rosa? Era una rosa dei venti questa? Quella è una rosa dei venti perché il tema sono... Sono due tematiche che si uniscono, due cammini. Sì, sì. Uno è un aspetto rosa, che è l'aspetto della nostra vita che ci dà sicurezza. Lei è Giovanna. Piacere, Giovanna. È il collante di questo progetto. Cioè? Cioè quella che nella confusione dopo ha unito insieme le parti. Ma tu hai una chitarra, ti sei visto al video? Io ho la chitarra, sì. Allora prendila. La prendo subito. Cosa aspetta? Lei canta o cosa fa lei? No, lei non canta, però come ho detto prima è quella che... Oltre ad essere una bellissima ragazza farà qualcosa. Allora diciamo lo la... aiuto a chiarirsi le idee. Cioè sei la sua ragazza? No. Ma è cioè, quella no. Che ci segue nei vari concerti, insomma è quella che appassionata di arti... visive che riesce un attimo a... È sulla copertina? Anche. Io non sono mai molto d'accordo nel fare copertine dove non ci sia la foto. Mm-hmm. La foto è qui dietro. Sti cavoli. Cioè tu apri dietro, di qua, di là e non c'è la foto. Oggi come oggi bisogna metterci la faccia. Poi vanno bene anche le cose grafiche, eccetera, certo. Però ci vuole anche la faccia. Perché è certo. Oggi come oggi è importante guardarsi negli occhi, chiaro. È importante farsi riconoscere, capito? Non mimetizzarsi. Bene. Già tu ti mimetizzi un po', la barba la usi per mimetizzarti, il cappello anche, cioè c'hai delle robe per mimetizzarti. Sono curioso di sapere adesso che cosa mi fai con questa chitarra bella, madre perlata. Sì. Vai. Il re del tempo. Chi è? Il re del tempo è la nostra voglia di recuperare quelle 4-5 cose che ci fanno veramente stare bene nella vita. E purtroppo nella vita frenetica, però vabbè, l'intento è quella di recuperarle. Ridono di questa verità che non è vera, questi cuori generosi e mai sereni. Un padre mette al figlio per amore e per timore, nasconde per il bene la realtà. Cosa porta questo vento, cosa sposta questo cielo terso? Nell'incertezza che ci uccide e che ci mangia tutto il nostro tempo. Ed io, sognante, cosciente, mi volgo a questa follia. Amor, dove sei? Accogli la mia poesia. Io sono il re del tempo, c'è per viverci fatta metà lei. Sì, ho fatto un accenno. Perché mi aspettavo continuasse, dico strano questo intermezzo così che spegne tutto, invece stavi spegnendo tutto. Stavo spegnendo. E lei ti guarda con occhi belli. Sì, perché è una... In che senso è il collante? Spiegami. No, allora diciamo è. Perché... Ma tu c'hai da solo, c'hai un gruppo? Io ho un gruppo che ci esibiamo dopo, ragazzo che, sì. che sta suonando. Ho un gruppo di quattro musicisti che mi accompagnano, un contrabbasso, un pianoforte, percussione e un'altra chitarra. Sì. E diciamo... Di dove sei tu? Di Treviso. 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 Il progetto è nato un po' così. Viaggiando, ho fatto 2 anni di viaggio, sono stato in Spagna. Al ritorno avevo un po' di idee... 2 anni di viaggio in Spagna, cioè Portogallo e Francia. Ah, ok. Mi sono fermato soprattutto in Spagna, tra Malaga e Siviglia. Tornando da questo viaggio sentivo delle cose, insomma, ho passato un periodo a scrivere e ho trovato delle persone veramente così. Tu hai viaggiato e come facevi a mantenere i tuoi 2 anni di viaggio? L'avevo già messo in preventivo. Cioè? Mi ero messo via qualcosa. Che lavoro? Facendo che lavoro? Lo sport, io giocavo a calcio. Cioè? Giocavo a calcio
E giocavi a calcio tu in che squadra? In una categoria minore della provincia di Treviso. E ero riuscito a mettere via qualcosina e sono partito per questa esperienza. Perché non sei andato avanti a giocare a calcio? Perché eri un po' una pippa rispetto ad altri? O... Dai, diciamo che sentivo forte il desiderio di dover viaggiare, conoscere e mettere lo sguardo fuori dal mio paese. Avevo voglia di... sono stato tanto anche in Italia, però avevo voglia di fare un'esperienza di questo tipo. Quindi metti via i soldi, vai soprattutto in Spagna, Francia e Portogallo e poi? Poi sono tornato e ho trovato una persona con cui ho cominciato a lavorare, che è Simone Chivilò, un produttore di Venezia. E ho trovato delle persone, dei musicisti, ho trovato lei che mi ha dato una mano a supportare questo progetto. In che senso lei ti supporta? Dal punto di vista, diciamo, amministrativo, fotografico, e tutta la parte che ne segue. E niente, adesso siamo... Cioè, amministrativo, cosa c'è da amministrare? Da dove vengono i soldi in questo progetto? Cioè, in questo progetto si mettono soldi? Si mettono soldi, appunto. Certo. E da dove vengono? Live? Fai live? Siamo live, sì. Riesci? Sì, fortunatamente. Facendo sì. Pezzi tuoi? Facendo pezzi miei, infatti siamo... Metti dentro anche qualche cover per... Abbiamo avuto una parentesi molto simpatica qualche tempo fa. Perché? Perché ho visto che vi siete guardati. Perché dopo una richiesta di presentare il CD a fine concerto, mi sono state chieste: ma perché non hai fatto delle cover? E allora io ho detto: ma guarda, non, le cover ogni tanto qualche rivisitazione ci può anche stare, se la senti particolarmente tua, però io avevo voglia di certo. Fare la mia musica. E allora siamo riusciti a costruirci un nostro calendario, adesso siamo qui a Collisioni, pian piano ci muoveremo per i vari paesi e a portare la Rosa Borsato, semplicemente. Sì, io sono contro le cover, però mi rendo conto che, essendo la gente disabituata ad ascoltare ciò che non conosce, sì. Perché hanno fatto questo voi scientificamente, ogni tanto devi accalappiare l'attenzione con una roba che è grossa, sono i distratti. Sì, per poi tac, la gli metti subito la tua dopo, hai capito? Sì, no, ma anche facendo, l'ho detto anche con altri, facendo uno studio nella scaletta, no? Cioè ad esempio trovi una canzone che ha una qualche famosa, che ha una qualche attinenza con una tua canzone. Certo. Allora tu la fai prima e dici: adesso vi faccio sentire come io ho interpretato lo stesso argomento, la stessa situazione. Quindi tu crei una piccola storia dove recuperi con la cover l'attenzione, certo. E poi metti la tua, perché veramente la gente è disabituata, sì, oggi. Sì, ha un orecchio, diciamo, allenato. Ma a Treviso ci sono spazi? Allora, ce ne sono pochetti, devo dire la verità, e tante volte già saturati da, insomma, già da artisti, evidentemente, insomma, che già di qualche... che hanno già fatto un loro percorso, e quindi insomma la difficoltà di trovare spazi la conosciamo, per questo insomma abbiamo deciso di cominciare a viaggiare, a girare, insomma, a portare questo disco. Lorenzo, e la tua musa che lavoro fa, la tua musa ispiratrice? Possiamo dire a lei? Che lavoro fai? Io sono una fotografa, nasco come fotografa. Sì. Quindi sono stata entrata in contatto con loro perché quando hanno registrato il CD mi sì. È stato chiesto di scattare delle fotografie. Hai fatto bene il tuo lavoro, non ne hai messo neanche una qui dentro. Cioè proprio hai fatto la grafica senza usare il tuo lavoro, guarda. No dai, ce n'è. Cioè no, qui bisogna andare qui sotto per vederne una. Gliel'hai fatta tu questa? Sì. Meno male. Poi però il lavoro è cambiato. Lo seguo più come fotografo. Ma cosa fotografi tu? Come tuo lavoro? Come mio lavoro? Allora, più che lavoro, la fotografia ho deciso di tenerla come mio ambito artistico. Quindi io vedo la fotografia come un ambito di ricerca e la utilizzo per un messaggio sociale. Il mio ultimo progetto, ad esempio, riguarda uno studio sulle onoranze funebri, quindi la uso proprio come mezzo di conoscenza.
conoscenza. Mi stai dicendo che non campi il tuo lavoro? No, non con la fotografia. Cioè, non con la fotografia? No, ma per scelta. Certo, sì. Per scelta. E con cosa campi? Lavoro in una... ho iniziato a lavorare in un ufficio stampa che si occupa di mostre di arte storicizzata principalmente, sì. E ho iniziato collaborando con lui, quindi è un... a seguire anche l'ambito musicale. Stiamo crescendo assieme, quindi ci siamo incontrati e abbiamo deciso di iniziare assieme questo percorso. È una prima esperienza per entrambi, quest'ambito. Devi andare o c'hai tempo per fare un altro pezzo? Facciamo un altro pezzo. Quale? Fammi vedere. Allora, il pezzo si intitola Scappa Maria. E perché? Scappa Maria perché è il pezzo, diciamo così, più corsaro. Cioè quello che è un invito a sganciare le catene, a liberare... Leggo un po' di titoli. Cosa è successo la notte di Orta San Giulio? Ho visto un mostro nel lago d'Orta. L'hai visto veramente? Mi è sembrato di vederlo veramente. Era buona l'erba che ti eri fumato? No. È stata un'esperienza molto molto particolare. È stata una notte veramente... Sto scherzando, È una bellissima cittadina dalla quale sono tornato con tante cose da... raccontare. Però il pezzo più corsaro, diciamo, è Scappa Maria. E Nuda Selvaggia e Pura cos'è? Nuda Selvaggia e Pura è una canzone che parla della mia poesia. Della tua? Poesia. Dal punto di vista proprio diretto, senza troppi filtri e... Ma secondo te una cosa che è pura è anche selvaggia? Sì. Sì, perché lo troviamo al suo stato brado. E quindi per definizione quello che troviamo sotto grado viene considerato Scappa Maria. La tua è una voglia di evasione, maledetta è questa domenica che non ti fa vedere me, che non ti fa sentire, fa guardare e non ti fa cantare. Tutto intorno è per te noia, aspiri ad una cosa sola, gioia, pura fantasia tua. Tutto intorno è per te noia, aspiri ad una cosa sola, gioia, pura fantasia mia, pura fantasia tua. Corri dalla zia, corri, scappa e vai, Maria. Sorvola costrizioni oltre gli aeroplani, vai. Bello. Chi gli piace? Da piccolo mi piaceva i cantautori. Io sono partito con una cassetta di zucchero. Da lì mi ha appassionato un po' di... Quale? Spirito Divino del 95. E da lì ho seguito un po'. Non c'è nulla di zucchero. Infatti. Cioè proprio... Però il primo contatto con sì. la musica è stato Spirito Divino. E dopo negli anni mi sono appassionato un po' al cantautorato italiano e quindi De Gregori prima di tutto, e poi passando anche per Paolo Conte, Vinicio Capossela e Lucio Dalla. Dal punto di vista della scrittura è sempre stato un po' un riferimento, insomma, una fonte di ispirazione notevole, almeno per me. Grazie Lorenzo, sei grazie bravo.
ti auguro di fare tanti live e la prossima volta fai un vinile. Va bene, potrà uscire anche postumo forse all'uscita del disco tra qualche mese, perché no? Puoi anche fare cambia copertina. Sì. Perché su un vinile sta copertina, certo, certo. Si può vedere la copertina, il vinile, visto che lei fa la fotografia, è l'esaltazione della foto, sì. È l'esaltazione dell'immagine, certo. Del vinile. Il vinile, lì potresti fare una tua bella foto. Hai delle tue foto? Dove posso vedere le tue foto? Non ho niente al momento su internet, perché il progetto che sto lavorando è abbastanza complicato, le liberatorie. Ah, cercando di... Sì, ma prima degli editori, delle camere mortuarie, di questa roba, cioè hai fotografato qualcos'altro? Sì, facevo principalmente nudo e ritrattistica, però mi sono allontanata molto da questo stile. Perché? Sentivo che non mi apparteneva più e quindi, certo, ho deciso di... studiando fotografia ho proprio capito che non mi apparteneva quella cosa. Che macchina? Quindi, una Canon, una 5D. E ho deciso proprio di cambiare modo di utilizzare la fotografia. Ok, anche te. Vai avanti con quel progetto. Ok. Non farlo molto complicato. Vai anche un po' verso la semplicità. Mi piace le complesse, roba complicata te, quelle incasinate. Oh, l'hai capita subito. Pronto. Il mio mestiere, entrare nelle persone. Sì. Grazie. Grazie. Ciao. Grazie.